Ciao a tutti, siamo in onda, non dal mio amico Luca Telese e Dan Parenzo, che ringrazio e saluto ovviamente, poi gli manderemo anche questo video in Assolutamente. onda sulla 7, magari li mandano in onda proprio perché ormai pochi giovani si occupano di politica. Intanto sto qui con l'amico Lorenzo Buracchio, che è un giovane di Chieti, candidato consigliere con la lista di Paolo De Cesare, La sindaco, creatività. candidato sindaco della Teatinità, di cui ci parlerei adesso. Però volevo sentire appunto i giovani candidati politici e quindi in questo caso Lorenzo Buracchio, candidato consigliere al Comune di Chieti per le prossime elezioni, diciamo, comunali, amministrative del 20 e 21, diciamo, settembre. Ovviamente volevamo chiedere un po' di indiscrezione, di curiosità, insomma, probabilmente diventi consigliere, quindi non è un gioco. Poi tu sei molto popolare, molto conosciuto, molto noto Assolutamente. a Chieti, rappresenti un sacco di giovani, ma non solo. Quindi ti volevo chiedere come ti è venuta questa voglia di candidarti, questa The Passion, direbbe Mel Gibson, il papà del mio amico Fels. Allora, l'idea di questa candidatura comunque c'è stata perché comunque per l'amore di Chieti e per l'amicizia che c'è tra me e Paolo De Cesare. E ringrazio il dottor Ginefra che comunque mi ha proposto di candidarmi. E saluto e questo. Facciamo anche. Io ho un'idea per te, perché insomma è un attimo, siccome sei bravo, eccetera, volevo chiederti, lo sport, perché io so che tu sei uno sportivo. A livello sportivo, c'hai qualche idea, per esempio, per chiedere per quanto riguarda lo sport, che ti devo dire? Ci sono Per i tanti, giovani, per lo sport. Hai ci militato sono, nella Chieti Calcio, ricordiamo la Chieti Calcio. assolutamente, ci sono impianti sportivi chiusi da anni, di cui non si può vedere, ci sono Bravo. campi sportivi che possono portare soldi, possono portare frutti al comune di Chieti e sono chiusi da anni, basti pensare il campo che hanno fatto fare i frati alla Trinità, chiuso, almeno a Pazzesco. metterlo a pagamento a 5 euro a testa, ovvero a 50 euro un'ora e mezza, non Certo. fanno assolutamente nulla, una cosa vergognosa. No, è vero, no? Perché so che appunto anche la Chieti Calcio, voglio dire, magari ridiamo un po' anche vitalità anche al calcio, allo sport, Tasto che poi non è una dolente, molto grande dolente, possibilità, ma vecchio, sei un giovane, tasto quindi. molto dolente. Quindi, vabbè, comunque sia, quindi molte iniziative, molta passione, molti progetti. C'è l'amore di Chieti, l'amore di Chieti, c'è l'amore di Chieti che mi porta che mi ha portato a candidarmi al consiglio comunale di Chieti, ecco. Altrimenti non avrei mai pensato di farlo. Allora, se devo dire la verità, Certo, devi dire, vera informazione, non c'era sinceramente. questa idea. Dopodiché mi ha contattato appunto il dottor Ginefra, che risaluto di nuovo, e Anche mi ha io detto: guarda, saluto sarebbe Ginevra. stato molto bello se ti candidassi con noi. Ho fatto: guarda, l'idea c'è, sarebbe bellissimo. E mi ha detto: ti metti con la sua lista. Dopodiché mi hanno fatto mettere con un'altra lista del grandissimo dottor Angeloni, che saluto, Salutiamo tutti, e appunto ho preso questa opportunità al balzo. Adesso niente, ora testa bassa e lavorare. Lavoro tutti i giorni per cercare di essere candidato e di portare Chieti ai fasti di un tempo, ecco. Bene, allora in bocca al lupo per la campagna elettorale, da Salvatore Marini è tutto, vera informazione, articolo 21, TV, libertà di opinione, di stampa e libertà politica al 100%. Salvatore Marini, la prossima puntata di vera informazione. Ciao a tutti!